ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。Konnichiwa, cari Giappo Lovers, benvenuti anche voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui un nuovo episodio di Atelier Ryza 2. Allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 5 della serie. Allora andiamo subito a vedere cosa succede quest'oggi, in questo nuovo episodio di Atelier Ryza 2. Grazie ovviamente alla collaborazione con la Koch Media Games. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella. E allora adesso sì che possiamo andare a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Atelier Ryza 2. Ok, bene, eccoci allora qua, Giappo Gamers. Eccoci qua, allora, siamo arrivati. Bene così. Dice, ma che caspita è? Dice, guardate, sono insomma un bel po' sorpreso di questo luogo così grande. Dice, beh, questo è vero, insomma, comunque Fairrider Short, pensavo comunque fosse un po' più corto, insomma, comunque il tragitto, non pensate, ma comunque dai, dobbiamo proseguire e vedere un attimino che accade. Dice, questa è una sorta di quadro? Di dipinto? Ecco, no, appunto, sembra in realtà un murale. Murales. Dice, un murale di cosa? Dice, ma sembra qualcosa, insomma, che può risplendere. Bah. Sono perplesso pure io, sinceramente. Tao dice, no, beh, non esattamente, ma comunque è sicuramente qualcosa di importante. Su quello non c'è dubbio. Sono i cinque, sono cinque cose. C'è un dragone, mi pare, lassù. Eccola, che è? La chiave? Ah no, che è? L'uovo? Eccola, è l'uovo, sì, sì. Dice, sembra queste rovine, sembra una sorta, cioè, prete ricorda queste rovine, però non riesco a vedere bene. Dice, beh, questo romane, questo murales, murale, insomma, chiamiamolo come pare, è certamente un qualcosa, prete di importante, però ovviamente, insomma, non possiamo portarlo via. C'è nessuno che ci può dire nemmeno cosa sia. Però gli specchi, ecco qua, risplende l'uovo. Dice, ma Ryza, che succede? Cos'è? Dice, ma non sono sicura, però prende, insomma, sta diventando sempre più caldo. E ora sta anche risplendendo. Dice, ma che oggetto è? Dice, beh, il signor Moritz me l'ha dato prima che venissi qua e, insomma, lui vuole che trovi quello che possa essere come oggetto. Dice, beh, insomma, come prima, di prima acchito, diciamo, sembra comunque un gioiello, ma per me non è così. Insomma, giusto come sospettavo, praticamente questo artefatto, questo oggetto sembra essere attivo ora. What is going on? Cioè, che sta succedendo? Dice, non ne ho idea. Vediamo un po' che accade, va. Che succede? Dice, ma forse dobbiamo tornare indietro per ora. Non sono sicura di quello che possiamo trovare d'altro.
Saggio di decisione. Dice sì, definitivamente sì, insomma, giusto, mi pare una giusta proposta. Dice sì, infatti, insomma, e ancora non, nemmeno io riesco a sapere le cose. Dubito, insomma, che possiamo trovare di più in questo punto. Dice, ok, insomma, dai, andiamo, Raiza. Dice, beh, questo è veramente, realmente un artefatto, insomma, un oggetto antico. E tu sei la migliore persona che, insomma, che lo può gestire. Ok. Dice, ok, queste rovine, insomma, abbiamo visto queste rovine, abbiamo considerato questa cosa come una vittoria per ora. Però ci sa qualcosa di questo murale. Dice, ok, va bene, dai, allora andiamo, dai, bene così. Ok, allora updated, bene, vediamo un po' che dice. Sarà un murale. Ok, il gioiello, vabbè, si è attivato. Non possiamo fare molto al momento. Ok, dobbiamo tornare indietro per ora. Eccola, ma non c'è nessun portale, no, Penso che caspita. Ah, ok. Bravo, cerchiamo di tornare indietro. Evitando tutte le bestie possibili, immaginabili. Visto che non c'è nemmeno nessun portale, vediamo un po' se ci riusciamo a tornare indenni. Ok, vai, da qua, da questo dungeon mi siamo praticamente usciti. Bene così, bene così. Allora, qua su. Vai, coraggio, Raiza, dobbiamo cercare di tornare indenni. Già abbiamo perso una battaglia nell'ultimo episodio, cavolo. Dobbiamo tornare indenni alla capitale, eh? Nel nostro bel atelier. Ah, ma qua ci si può arrampicare. Ah! Ah, ma c'è un tesoro. Buoni tutti. Vai, cerca qui. Vai, tesoro. Bene così, bene così. E guardate qua la novità di Raiza. Guardate come si arrampica bene. Spettacolare, mamma mia. Spettacolare, cioè nuota, incredibile. E qua si arrampica sull'edera, incredibile. Insomma, non so voi, a me mi sta piacendo veramente tanto questo delle Raiza 2. Già il primo capitolo era un buon gioco di ruolo. L'hanno, secondo me, veramente notevolmente migliorato. Ok, qua piove. Ok, buttiamoci qua sul lago. Ecco qua che nuota. Guardate come nuota. Ok, andiamo qua. Andiamo qua. Prendimi questo qui. Guardate qua come nuota. Mamma mia. Vai, zuppa qui. E sali di qua. Mamma mia, questa è proprio la grande novità di questo Atelier Raiza, ripeto, avete visto come nuota. Non so se avete notato anche negli scorsi episodi. E qua si arrampica. Grandissima. Mi trovo pure la scorciatoia. Ottimo. Ma qua questo non funziona? Ma che caspita, vabbè. Ci siamo fatti qualche chilometro, va? Ok, eccola qua. Dice adesso è tornato normale. Questo è l'oggetto. Dice no, vabbè, ok, adesso ho questo qui. Però non fa nulla, non si muove. Che significa?
Dici, ma non ho idea, probabilmente qualcosa dobbiamo cercare tra le rovine. Dice che è connesso alle rovine? Dice sì, quello che, insomma, che vi ho detto, insomma, non ho visto nessuna reazione, però forse ho avuto un approccio, abbiamo avuto un approccio col murale. Yappari. Sì, comunque devo fare le mie ricerche. Ok, dice, dai, ok, definitivamente, insomma, ci torneremo e faremo la nostra bella avventura. Infatti è un po' così. Ok, è tempo per me di tornare a casa. Prende e se ne va. Vabbè. Ciotto Matteo, Patti, aspetta un attimo. No, prende e scappa proprio. Vabbè, c'aveva fretta. Patricia, detta Patti, se ne ha lasciato il party, il gruppo. È rimasto Tao. Forse è gelosa, mi sa, dice, forse è gelosa. Mi chiedo cosa ha fatto di sbagliato. Dice, ma abbiamo affrontato tanti mosi in questa prima avventura. Probabilmente lei è molto stanca. Dai, c'è uno. Dice, ok, dai, spero sia ok. Comunque anch'io devo tornare. Scappa via. Ok, bene così, bene così. Ottimo così. E ok, cari giapponaversi, eccoci qui nella scheda principale di Atelier Ryza 2. Allora, anche questo episodio numero 5 della serie ovviamente termina qui, ringraziando ovviamente la mitica Koch Media Games per avermi dato l'occasione di portarvi questo grandissimo gioco di ruolo sul canale. E allora, ovviamente vi invito a lasciare più likes possibili, a commentare, a condividere con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi nei vari social, ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati ai miei video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi, alle volte anche non, con uscita quotidiana dei video. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e riunsevai sui giorni riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. Dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.